Dopo questi magnifici discorsi dovreste adesso soddisfarvi con un discorso pignolo e perfino letto con un brutto accento tedesco. Il Cristo di Bassano Sutri, che vedete qua alla sinistra, scoperto alla fine degli anni 90 da Silvia Danesi, qui presente, e il suo team, Draghi e altri, è stata una delle attrazioni principali della mostra capitolina che nell'estate scorsa è stata dedicata a Michelangelo in occasione del 450° anniversario della sua morte. Mi sono occupato di questa statua già in due saggi e sono grato agli organizzatori di questa giornata di studio, prima Paolo Portoghesi e Federico Bellini, per poter riassumere i risultati delle mie ricerche, che sono, per dirlo subito, non in favore di un'attribuzione dello stato attuale dell'opera a Michelangelo. Nel confronto della statua con il Cristo della Minerva, qui a destra, opera documentatissima di Michelangelo, e con altre sue opere più o meno contemporanee, cercherò di mostrare fino a che punto il linguaggio è paragonabile. La prima domanda: cosa ci dicono le fonti? A giugno 1512 muore Marta Porcari, ricca patrizia, vedova di Giuliano Capranica. Si fa seppellire nella cappella della sua famiglia Santa Maria sopra Minerva, la prima a sinistra, qui Santa Maria sopra Minerva, la pianta a sinistra sarebbe la prima cominciando dal coro, ma non, oggi non più quella originale. A fine novembre 1512 gli eredi di Marta, rappresentati dal giovane Metello Vari, decidono di spendere 230 ducati per figuris memorius. Prima c'è scritto nell'atto notarile per pittura, poi cancellato, sopra scritto memorius, probabilmente perché si pensava già allora a Michelangelo. Il bel giovane, che è forse rappresentato in questo ritratto di Sebastiano Biombo, sembra allora già abbia trovato un accordo con Michelangelo, forse già da tempo suo amico. A maggio 1513, sei mesi più tardi, Michelangelo riceve un primo anticipo di 50 ducati per la statua e a giugno 1514 egli fa l'accordo ufficiale con gli eredi, e cito, su una figura di marmo d'un Cristo grande quanto il naturale, ignudo, ritto, con una croce in braccio, in quell'attitudine che parà al detto Michelangelo. Fine citazione. L'accordo non gli parla di un Cristo risorto e lascia a Michelangelo una libertà e una autonomia finora inaudita, acquistata naturalmente anche grazie al successo della Cappella Sistina. Michelangelo promette di finire la statua entro 3 o 4 anni per il prezzo di 200 ducati e poco dopo sembra aver cominciato il lavoro. Presto scopre però nella faccia che vedete qua, nel Cristo di Bassano, una vena nera. La prende a sinistra del naso. La prende senz'altro, non sappiamo fonte, ma Michelangelo era molto superstizioso, come segnale sinistro di Dio, e abbandona subito il blocco. E soltanto dopo tante lettere e tanti ammonamenti di Metello Vari realizza nel 1519-20 la versione della Minerva. Regala il blocco abbozzato a Metello, che lo mette nel cortile della sua casa in via del Gesù 70, vedete il cerchio in questa pianta, lì rimane fino alla fine del secolo, quando gli eredi vendono la casa con la collezione e con questo blocco.
Nel 1607 Francesco Buonarroti, parente della famiglia, informa il cugino Michelangelo Buonarroti il Giovane, che è un discendente del nipote di cui abbiamo sentito parlare prima, informa che il blocco è in vendita e lo descrive con queste parole: una borsa di marmo, una borsa posata in mano di Michelangelo, del Cristo della Minerva, dello stesso, ma in diversa positura, era nel medesimo grado, questa borsa, questo blocco, che il Santo Matteo dell'Opera, qui a sinistra, e i prigioni dipinti a destra, e tocca da altra mano di Michelangelo, tocca da altra mano a certo. Costerebbe, dice poi, più che la veluta dello poco più che la veluta dello stesso marmo. Pensate, poco più della veluta dello stesso marmo. Evidentemente nel frattempo uno scultore sconosciuto l'aveva massacrato. A ottobre 18, 1618, Maffeo Barberini, il futuro Papa Urbano VIII, scrive al fratello Carlo Barberini, e cito, che al signor Michelangelo Buonarroti, cioè il giovane, chi verso il Palazzo d'Alessandrino, l'attuale Palazzo della Provincia, una statua cominciata di Michelangelo e che ne avrebbe fatto fuori, non la vuole avere più, e si può avere per buon mercato, la piglierei perché il figlio di Bernini, cioè Gian Lorenzo, che fa grande riuscita, la perfezionerebbe. Fine citazione. Allora lo stato del blocco era quindi così deplorevole che perfino il nipote ed erede di Michelangelo voleva non vederlo più, ma venderlo, evidentemente non solo perché abbozzato come il Matteo e i pregioni dell'Accademia, ma anche perché era stato toccato e rovinato da un dilettante. Lo compra invece il marchese Giustiniani e sembra che anche egli avesse accettato l'offerta del giovane Gian Lorenzo Bernini di finirlo, benché non c'è fonte di questo. Potrebbe averlo destinato per la cappella della famiglia, la terza della navata di Santa Maria sinistra, della navata sinistra di Santa Maria sopra Minerva, e quindi situata in immediata vicinanza non solo della cappella Porcari, che è la prima, ma anche della seconda versione del Cristo di Michelangelo. Questa era la cappella Porcari, l'attuale cappella Giustiniana. Il marchese sembra aver fatto fare l'edicola dell'altar maggiore della chiesa di Bassano, questo lo stato prima dello spostamento, fatto nel dopoguerra, sembra in cui il Cristo stava fino al dopoguerra, a posto per la statua con la croce, e infatti sta benissimo, è come fatto a misura, e la fece addirittura pubblicare in una delle incisioni questa edicola della sua collezione, che purtroppo non ho portato. Anche l'edicola era probabilmente destinata per la cappella di Santa Maria sopra Minerva, la terza della navata sinistra, e le edicole delle altre cappelle della navata sinistra sono così simili, a sinistra sarebbe quella di Bassano Sutri, cioè probabilmente pensata per Santa Maria sopra Minerva, a destra c'è un'altra edicola delle cappelle laterali della navata sinistra di Santa Maria sopra Minerva, così simile che sembrano aver imitato questo prototipo che direi è degno di un disegno di Bernini. Dallo stesso punto davanti alla cappella si avrebbe quindi visto i due Cristi, a sinistra quello del marchese Giustiniani, rifatto, e poi in fondo, a sinistra dell'altare, quello di Michelangelo. Il marchese poi non ve lo mise più, forse perché non gli piaceva più o
perché non ottenne il permesso dei Domenicani di sostituire la tela che aveva messo donata lo zio omonimo, Vincenzo Giustiniani, che ci sta ancora, che era stato il generale dei Domenicani. Ancora nel 1638 la statua e l'edicola si trovano a Palazzo Giustiniani, ma dopo la morte del Marchese Giustiniani la trasferiscono probabilmente sia la statua che la edicola nel 1644 alla chiesa di San Vincenzo, che avevano da poco costruito a Bassano Sutri, la sede qui sopra a destra, vedetela, la sede della loro baronia. Fino dopo la guerra il Cristo rimase in immagine dell'altar maggiore della chiesa, per poi essere bandito per strane ragioni. Io ho chiesto, i padri hanno detto, questo non va bene per l'altar maggiore, e nella sacrestia, dove l'ha poi scoperto Silvia Danesi e la sua assistente. E dopo la scoperta fu esposta nella cappella a destra del coro, dove sta adesso, come vedete. Naturalmente, tutte queste fonti non permettono a ricostruire lo stato del blocco prima del suo compimento su incarico del Marchese Giustiniani. Secondo la lettera di Francesco Bonarotti, la sua positura, come avevo detto, era diversa, forse simile a questo disegno autografo nel centro dell'immagine, autografo di Michelangelo, che sembra preparare la prima versione. A prima vista la posizione del Cristo del disegno sembra identica a quello della Minerva, comunque molto più simile che non alla statua di Bassano, ma sul disegno Cristo guarda in giù, alza la gamba destra meno in alto e tiene il braccio sinistro più in alto e meno distante dal tetto. Sul disegno il corpo è più imprigionato, si può dire, nel suo contorno lineare, è più statico e più passivo, e la rotazione e il movimento del corpo sono ancora meno sviluppati. Questa sovrapposizione in centro, un fotomontaggio, vi dimostra che avrebbe occupato il Cristo del disegno molto meno spazio che il Cristo attuale che vedete dietro. Il Cristo della Minerva si distingue dal disegno nella stessa maniera come dal prigione del Louvre, che risale agli stessi anni 13-14, come presumibilmente anche il disegno. È similmente passivo, similmente statico e relativamente piatto. Evidentemente il prigione è ancora fortemente influenzato dalla Leda di Leonardo, allora ancora il maestro più importante di Michelangelo, e particolarmente nelle sue gambe. E se rovesciata come qua, l'influsso della Leda sui dettagli del disegno come la testa o il braccio destro è ancora più evidente. Circa un decennio dopo la Leda, Michelangelo aumenta però la distanza del braccio dal petto, come vedete nel disegno, più spazioso, più tridimensionale, lo fa meno statico e sottolinea la transitorietà del suo movimento. Questa evoluzione verso figure sempre più movimentate, sempre più tridimensionali, è già evidente nella Cappella Sistina, come vedete in questo famoso confronto dell'Isaia a sinistra, inizio della volta del 1508, con gli scorci audaci e il dinamismo, ovviamente, del Giona, dipinto nella seconda metà del 1512. O come vedete nel confronto del Noè, sopra, del 8, con i primi giorni della creazione del 12. Se non mi sbaglio, questo cambio assai radicale nell'ultimo terzo della volta, cioè negli ultimi tre campi della volta di Michelangelo, si spiega anche con un influsso dell'Eliodoro di Raffaello,
che ai primi del 12, cioè sicuramente prima di queste tre scene della creazione del mondo, era già visibile. Negli scorci audaci, Raffaello va ancora molto oltre la battaglia di Anghiari, del suo maestro, qua, e come pittore è ancora più di Michelangelo, naturalmente, interessato nell'azione drammatica nello spazio libero. Accanto a Leonardo e Raffaello, Michelangelo si ispirava in questi anni naturalmente anche alla scultura antica e in primo luogo al Laocoonte, che era stato scoperto nel 1506 a destra. Nel suo disegno del 16 in centro del Cristo della Facilazione di Sebastiano del Piombo, questo influsso della Laocoonte su Michelangelo è ancora più evidente che non nel disegno per Cristo, argomento forte per collegare il disegno con la prima versione del Cristo. Nel Cristo della Minerva, in questo prigione dell'Accademia, centro, che Michelangelo comincia solo nel 19, ambedue, il Cristo e il prigione, l'influsso della Laocoonte nella rotazione e nel dinamismo è più esplicito che nel disegno per Sebastiano, è ancora molto più esplicito che nel disegno per il Cristo. Ma torniamo al confronto dei due Cristi con il disegno. Vedete che nel disegno l'intera posizione è più simile al Cristo della Minerva che alla statua di Bassano, ma che il contorno del corpo, dalle braccia in giù, e la sua posizione meno tridimensionale, rassomigliano più al Cristo di Bassano. Il suo blocco è quasi esattamente profondo quanto quello del prigione, questi due a sinistra hanno la stessa profondità, ma molto meno profondo di quello del Cristo della Minerva. Sembra addirittura che Michelangelo si sia servito per la prima versione di un blocco originariamente destinato per un prigione della tomba di Giulio II, ma in quel momento, nel 13-14, la tomba era già stata ridotta e c'erano blocchi superflui. Grazie al blocco più profondo, egli poteva staccare il braccio del Cristo della Minerva ancora molto di più dal petto e poteva divaricare anche le gambe di più. Anche nel blocco abbozzato dalla prima versione, il braccio destro incrociava probabilmente il petto, se il disegno era fatto per questo, ma o fu rovinato questo braccio dallo scultore anonimo o tolto dallo scultore di Giustiniani per ragioni formali e interpretative. E la Pietà Rondanini esemplifica quanto un maestro del rango di Michelangelo e anche di Bernini poteva cambiare ancora durante il lavoro. Nel Cristo di Bassano la vena nera coincide esattamente con l'ombra della piega destra della bocca, artificio che risale difficilmente a Michelangelo, che aveva abbandonato il blocco quando aveva scoperto la vena nera. E per nascondere la vena nera, ancora meglio, lo scultore del Marchese Giustiniani gira la testa molto più verso destra che nel disegno o nella statua della Minerva. Con lo sguardo rivolto in alto, la bocca aperta e la faccia segnata dal dolore, il Cristo di Bassano è più sofferente, più martire che il Cristo della Minerva. E la sua espressione è più simile al Cristo della cattedrale di Sies, Francia, attribuibile a un seguace di Bernini, quello a destra. Come le mani dell'Enea di Villa Borghese, via destra, opera sicura del giovane Bernini, quelle del Cristo di Bassano, a sinistra, sono costruite sullo scheletro, sulle ossa, e vi sono ugualmente accentuati i piccoli rialzi dei giunti. Sono però fondamentalmente diverse dalle mani molle, canose, articolate dalle vene e piegate al polso
dell'addormentato, persona addormentata a sinistra, o del Cristo della Minerva, che continuano organicamente nelle dita tonde. E lo stesso è vero dei piedi, di fronte a quelli a sinistra del Bassano, a destra del prigione ribelle del Louvre, che è leggermente successivo al prigione addormentato. Con la croce quasi parallela al corpo e senza il bastone leggermente divaricante della statua della Minerva, il Cristo di Bassano è ancora più dimensionale e statico del disegno. E anche più bidimensionale e statico dell'addormentato, allo stesso tempo il suo corpo è più dolce e il suo contrapposto ancora più esplicito e flessibile, anche questo un argomento in favore d'un'attribuzione al giovane Benigni. E dobbiamo domandarci per quale ragione questo e il marchese Giustiniani tornarono proprio all'inizio del cosiddetto barocco a un linguaggio tanto meno tridimensionale, tanto meno dinamico di quello di Michelangelo. La tocca di alto mano, descritta da Francesco Panarotti, potrebbe aver rovinato il braccio sinistro, come dicevo, davanti al petto, e potrebbe aver impedito di farlo accappare la croce con ambedue le braccia. Ancora più decisivo per questo cambiamento essenziale di linguaggio, per favore, non chiacchierare, no, non mi disturbo, no, dopo. Ancora più decisivo per questo cambiamento essenziale deve essere stato però un concetto della scultura diverso e caratteristico del primo Seicento e del giovane Bernini in particolare. Il vecchio Bernini critica nelle sculture di Michelangelo la mancanza non tanto di grazia naturale quanto di realismo. Si dice nell'Iario di Saint-Éloux che Michelangelo non aveva il talento di rendere le figure carne e ossa. A Bernini manca in Michelangelo il realismo che poteva ammirare nelle opere di Caravaggio che il Marchese aveva commissionato. E il giovane Bernini imita proprio questo realismo dalla carne, ecco, proprio questo realismo della carne e della pelle in opere come il San Sebastiano del 1617. Lo stesso realismo che si sente, benché in forma meno virtuosistica, nel Cristo di Bassano. A Michelangelo importava invece la forza formale, non meno del realismo, ed è proprio questa insuperata forza formale che affascina in modo crescente gli spettatori dei tempi nostri, ma che è meno presente nel Cristo di Bassano. Giustiniani e Bernini sembrano essere stati d'accordo che ci voleva una fondamentale reinterpretazione della figura del Salvatore, reinterpretazione che però non riguardava soltanto un maggiore realismo, meno dinamismo, meno rapporto con lo spazio o la posizione rilassata della scultura ellenistica, ma che riguardava anche l'espressione, anche il significato di Cristo. Quando nel 1520 la seconda versione del Cristo arriva a Santa Maria sopra Minerva, non viene più collocato nella relativamente piccola cappella Porcari per la quale Michelangelo l'aveva fatto, ma a sinistra dell'altare maggiore e come immagine d'altare, di un altare dedicato alla risurrezione. E nel disegno ottocentesco a sinistra vedete la collocazione originale con l'altare ancora esistente. Davanti al suo altare Metellovari fa scavare una sepoltura sui tomba, come dice la fonte, per sé e la sua famiglia, e vi mette un'iscrizione che parla in primo luogo di se stesso Vari e non di Marta Porcari. A questa collocazione più prominente della statua, accanto all'altare maggiore, contribuisce sicuramente lo stesso Papa Leone X, protettore sia della Chiesa Dominicana sia di Michelangelo.
Michelangelo rappresenta infatti il Cristo risorto quando il suo sudario gli sta cadendo tra le gambe, un dettaglio poco osservato, ma vedete benissimo a destra. E lo rappresenta in tutta la sua bellezza atletica, come lo vedevano i neoplatonici ai quali doveva Michelangelo la sua formazione spirituale, come sapete. Il Cristo della Minerva è, per dirlo con il poeta tedesco Hölderlin, fratello di Baco, Bruder des Evias, cioè fratello dei dei pagani, e però distinto da essi per la clemenza e per la bontà di chi si è sacrificato all'umanità e chi è quindi legittimato a risorgere come primo e nel pieno splendore sensuale del suo corpo perfetto. Sta sulla roccia dove era sepolto e volge ancora un'ultima volta lo sguardo sul mondo terrestre, afferra con ambedue le braccia i trofei del suo sacrificio e alza il piede destro per scendere dalla roccia e per trasferirsi in una vita più celeste. Accanto a questo eroe classicicciante, allo stesso corporeo immanente e profondamente, allo stesso momento corporeo e immanente e profondamente umano in senso cristiano, il Cristo di Bassano è sofferente, severo e i suoi pensieri vanno già nel al di là. Non prende i trofei del martirio per patire e non punta con l'indice sulla croce, ma sta fermo e rilassato, tiene la croce e la corda con una mano sola. Anche egli è appena risorto e anche a lui sta cadendo il sudario tra le gambe. Diversamente dal Cristo della Minerva, egli mette però con la mano sinistra il sudario su un tronco d'albero, questo famoso motivo della scultura ellenistica. Questa cambiata immagine di Cristo risale alla Controriforma e si può dire anche al sentimentalismo del primo Seicento, che sostituiscono l'idealismo neoplatonico e che è anche caratteristico di Caravaggio. E basta, tutte queste le teste di Caravaggio, e basta paragonare la testa del Cristo della Minerva con quelle del Cristo di Bassano e del Cristo della Vocazione di Mattei, qua in queste immagini. Il Cristo di Bassano non arriva alla perfezione del San Sebastiano di Bernido nel 1617. E dettagli come il pube, che forse doveva essere coperto, e i piedi non sono degni del giovane Bernini. Può darsi che il giovane maestro sovraccaricato si sia fatto anche aiutare da un collaboratore o che avesse perso l'interesse nella statua e il marchese l'avesse fatto finire da un altro. Confrontandolo però con il Battista a Sant'Andrea della Valle, che Pietro Bernini fece nel 14 a destra, probabilmente con l'aiuto del quindicenne figlio, come c'era anche questo aiuto nei putti della stessa cappella, se ne evidenzia subito la maggiore maestria della figura a sinistra. Abbiamo sentito che il ventenne Bernini si era offerto a completare l'abbozzo abbandonato del suo grande precursore. Se, come credo, lo ha fatto, almeno in buona parte l'ha fatto, ci troveremo di fronte a un caso senza pari in tutta la storia dell'arte. Il maggiore rappresentante italiano dell'arte seicentesca avrebbe gareggiato nello stesso blocco di marmo con il maggiore artista del Rinascimento. L'avrebbe reinterpretato e addirittura cercato di superarlo. Comunque, il malaugurio del blocco perdurò. Deve aver piaciuto a Cestoniani se lo teneva in una camera del suo palazzo, ma gli eredi lo bandirono da Roma e per circa 350 anni nessuno ne prese notizia. Bene, grazie al professor Frommel di questo
suo non consueto intervento riguardando specificamente l'arte scultorea. Io approfitto però della presenza della professoressa Danesi qua in sala, se vuole venire a dirci il suo punto di vista, che è sicuramente molto autorevole, e anche eventualmente a fare delle osservazioni emendanti ciò che il professor Frommel ha fatto. È un'occasione quasi unica di avere un convegno in cui c'è una discussione di persone direttamente interessate a uno studio. Se vuole venire, mi fa molto piacere.